carrellata di creditore. Per arrivarci! Siete impagabile! Volete dire impagato, mercato? 30.000 franchi! Non vi devo che 2 anni d'affitto! Bisogna finirla! Cosa? I giovani considerano il debito peggio di un delitto! Un delinquente comune non si nega così! Napoleone! Degli affari! C'è un solo Stato europeo che non abbia i suoi debiti? E perché gli Stati sì e i cittadini no? Qual è l'uomo che al momento della sua morte non sia insolvibile nei confronti del padre? Gli deve la vita, eppure non può restituirgliela. La terra mette ogni giorno il sole in fallimento. La vita, signora, è un prestito continuo. E non è da tutti sapersi indebitare. Sei stata chiesta in moglie. Ah, ma dove va? Non lo so, si è ritirata. Il signor Minard gli ha dunque parlato? Papà? Minard. E chi è questo Minard? Ti aspettavi di trovare un certo Minard? Per cuore di tua figlia mia? Sappi, figlia mia, che un impiegato a 1200 franchi al mese non può amare! Non è il tempo! Ho saputo che maritate vostra figlia a un milionario, se ne parla ovunque! Un milionario? Ma che cosetta, ecco tutto! Magnifica prospettiva! Che calmerà i vostri creditori. Io stesso, vedete, ho ritirato le cambiali che stavo per protestare. Adolfo, se volete il nostro amore, abbiate il coraggio che io ho già mostrato. Cos'è successo? Un giovane molto ricco vuole sposarmi. E mio padre non ha pietà per noi. Beh, io trionferò. Ora siamo soli, possiamo parlarci chiaro, eh? Signore, voi non amate mia figlia! Confessate, signore, che avete in vista un ricco partito per la signorina Mercader, che non volete tener conto delle sue inclinazioni, e io vi comprendo. Ma sappiatelo, io sono venuto a chiedere la sua mano solo dopo aver ottenuto il suo cuore. Il suo cuore? Che volete dire? Oh, se aveste letto le nostre lettere. Ah, amore epistolare, tanto meglio, ne soffrirà la letteratura, non il cuore. Tenete, genero mio, ecco delle carte di famiglia che attesteranno la nostra fortuna. Leggete, leggete, ve ne capite, leggete del ramo. Ecco copia del processo verbale del pignoramento dei nostri mobili. Ecco qui tutti i protesti, i processi, citazioni d'ogni tipo. Tutto classificato accuratamente, perché bisogna avere ordine quando si vive nel disordine. Abbiamo seguito il metodo del nostro governo. Sposarla! Vorrei seppellirmi. Con 1200 franchi di stipendio al mese non vivremmo un anno. Cosa accadrebbe se fossimo in 3? Eccola che viene. Non sembra più la stessa. Ah, già, mi ero abituato a vederla attraverso 300.000 franchi di dote. Coraggio! Adolfo? Adolfo, allora? Signorina, sarai ufficialmente fidanzato a Julie Mercader. Cerca di condurre la tua barca con abilità, perché il papà è un bel pirata. È questo che mi spaventa. Sarà difficile ingannarlo. Io credo di no. Mercader è uno speculatore oggi ricco, si può ritrovare in miseria domani. E da quel poco che ho saputo dalla moglie, non gli pare vero di mettere al sicuro parte della sua fortuna intestandola alla figlia e di avere un genero capace di aiutarlo nelle sue imprese. Oh, eccole qui, mamma e figlia! E signora, permettetemi di presentarvi il signor Delabrinco, un mio amico. Egli prova per vostra figlia un'ammirazione appassionata. Io lo vedo, giovanotto, voi preferite le spagnole. Cammina! Guardate questa carnagione, una vera andalusa! Olè! Non ci sono che le brune! Ma è bionda! E state zitta! Ma mio caro amico, non è certo con questi trucchi da vecchio teatro che si affronta la realtà d'oggi. C'è il rischio di sbattere il muso contro un commissario di polizia e di finire al fresco! Ma dimenticate che io potrei mandarmi in galera per 5 anni una vera condanna, eh? Allora, dipende da cosa mi farete fare, perché il mio onore è intatto.
che si tratta? Di essere qualcosa come uno zio d'America, un socio da vendite. Acquisterete delle azioni a ribasso per venderle a rialzo. Io ho la procura della firma sociale. Il mio socio Godot se ne fece uso per arrendersi degli effetti che mi prese nel 1830. Ora io ho tutto il diritto di usarlo io contro di voi. Sì, ma è rischioso. Nessuno vi troverà. E vi riconoscerà.